a tutti ragazzi e ragazze, per chi ancora non mi conoscesse, io sono Selene. Scusate il mio solito abbigliamento, cioè la mia solita presentazione, ma ho appena lavato i capelli e insomma, tra un po' li asciugherò. Voglio farvi vedere in questo video come è possibile, insomma, realizzare un trucco con solo 5 prodotti. Io ho preparato due pochette, queste qua, perché vorrei darvi due alternative. Oggi iniziamo con questa. Quindi giriamo la parte 1 di questa serie di video e poi anche stasera, se riesco, vi metterò il video sulla seconda parte, cioè sulla seconda pochette, sempre su come realizzare il trucco con solo 5 prodotti. Allora, sono andata da Kiko in questi giorni e vi consiglio, per chi avesse voglia, chiaramente non è sponsorizzato da Kiko questo video, di fare un salto perché ho trovato delle offerte davvero vantaggiose. Ci sono anche sul sito, ad esempio questa palette che è per il viso. Allora, vediamo se riesco a aprirla, se ogni volta mi devo... Ah no, ce l'ho fatta subito. Allora, è semplice, non ha lo specchio, però ha tutto quello che serve per fare una base viso più che insomma completa, diciamo, per quanto riguarda le polveri. Poi abbiamo, sempre nella prima pochette, una cipria, un rossettino della Kiko. Allora, questo è il Smart Fusion Lipstick Rouge à Lèvres ed è il numero 434. Poi ho preso questo fondotinta, che è il fondotinta Fondetaint. Fondotinta, niente, è un fondotinta abbastanza coprente, che userò anche come correttore, tra un po' vi mostrerò. E poi immancabile il rimmel. Allora, i prodotti sono questi, sono 5. Allora, vi faccio vedere 5 prodotti e ho pensato, quando è utile utilizzare questo, quando è utile avere a disposizione questa pochette, ad esempio quando dobbiamo fare un viaggio per lavoro e magari siamo fuori soltanto una sera, una notte, quindi chiaramente non è che possiamo portarci la mega trousse, insomma, con tutti i trucchi che utilizziamo di solito. Ma appunto, questa soluzione mi sembra abbastanza rapida anche per chi ha fretta, per chi magari arriva al lavoro a giusto quei 5 minuti prima di insomma, di entrare a lavoro e può utilizzare questa, può portarsi dietro questa pochette che era appunto solo 5 prodotti e farsi velocemente anche un trucco in macchina. Questa è l'idea per cui ho girato questo video. Spero che vi piaccia. Adesso passiamo all'applicazione e continuate a seguire il video. Allora, ho già applicato la skincare e tra l'altro ne ho approfittato visto che è mattina, i bambini sono a scuola e non dovevo fare niente di che. Ho provato ad utilizzare questi occhi della Kiko da mettere sotto il contorno occhi. Allora, come vedete, il mio contorno occhi è decisamente più riposato. Certo, non fanno miracoli, anche perché mi sa che il costo si aggira intorno ai 2-3 euro, però come soluzione per andare a rinfrescare la zona, soprattutto se messi prima in frigo e per sgonfiare le borse, non sono male. Questi ve li indico giusto così, se vi va di provarli, chiaramente. Vi ripeto, non è un video sponsorizzato con Kiko. Allora, cosa facciamo per iniziare questo make-up? Prendiamo questo fondotinta della Kiko e lo andiamo ad applicare un po' su tutto il viso. Ah, ok. Pensavo fosse molto più... insomma, come dire... duro come consistenza, invece è morbidissimo. Vediamo un po' come va con la sfumatura. Chiaramente qualche pennello ci servirà, io ho preso questi, sono giusto 4 pennelli, uno doppio, così ne portiamo uno in meno, uno per il fondo, uno per la cipria e uno per blush terra, per fare un po' tutti e due. E adesso con questo pennello della Real Technique, che è il numero 200, mi aiuto per sfumare appunto il fondotinta. Siccome, come dicevamo, dobbiamo portare meno prodotti possibili, andrò ad utilizzare questo fondotinta anche come correttore, dato che mi sembra piuttosto coprente. L'ho swatchato in negozio, ovviamente, con l'aiuto della commessa, che è stata gentilissima, e stendo bene il prodotto dappertutto. Allora, si stende facilmente, lo applico, ripeto, anche sull'occhio, sulla palpebra e come correttore. E poi vado anche a lavorarlo nella fronte.
qua. Allora, il fondotinta esteso. Bello, eh? Nel senso, per quello che costa adesso mi sa che è un'offerta sui 10 euro. Cioè, è bello morbido, bello scorrevole, bello coprente. Guardate, cioè, in pochissimo tempo abbiamo ottenuto una base omogenea e abbiamo anche coperto in gran parte le occhiaie. Se poi volessimo andarle a coprire ulteriormente, prendiamo un altro po' di prodotto e lo applichiamo proprio sotto il contorno occhi. Ecco, il pennello invece che lavorarlo così, picchiettiamo, ok, per rendere ancora l'effetto più coprente. Quindi, chiaramente, se usiamo il pennello in questo modo, ovvero con movimenti circolari, il prodotto si sfuma e quindi otterremo una coprenza più leggera. Se invece chiaramente picchiettiamo il prodotto così, la coprenza sarà maggiore. E devo dire che questo fondotinta mi sta, come prima impressione, mi sembra abbastanza buono. Mi avvicino anche. Non guardate le mie rughette di espressione perché purtroppo per queste non posso farci niente, quanto non le sopporto, però me ne tengo. Però, a parte la fronte orribile, cioè guardate il viso, com'è bello, luminoso, uniforme, compatto, mi piace. Poi passiamo alla cipria, chiaramente. Io ho preso questa della Smashbox perché ho la pelle secca. Eviterei anche il passaggio della cipria, però chiaramente se devo stare fuori tutta la giornata il trucco mi durerebbe meno di niente, quindi scelgo prevalentemente cipre che sì, opacizzino, però comunque non vadano a prosciugarmi la pelle. Ed è il caso di questa della Smashbox. Questa è la Elo nella tonalità Fair. Allora, come funziona? Avete qua il packaging, andate a girare, quindi si trita la cipria. E poi prendete un pennello, semplicemente, no, battete via un po' l'eccesso. Cosa fate? Andate ad applicarlo ovunque nel viso. In questo caso con questa stessa cipria andremo a fissare anche il contorno occhi. Un po' qua. Un velo di cipria, perché ho la pelle secca. Poi chiaramente chi ha una pelle grassa ha bisogno di molta più cipria, ma non è il mio caso. Ecco qua, ho fissato anche sotto. Adesso cosa faccio? Con la palette per il viso, ovvero questa, prendo appunto il pennello, questo è della Nabla ed è il Cheek Shaper, ecco qua. Prendo un po' di bronzer, che è questa cialdina qua. Prenditi e lo applico qui, giusto per andare a scaldare il volto. Qua, allungo anche verso il collo e poi la mega fronte che sapete ho e vedete chiaramente. Questo serve, giusto, è un leggero, diciamo, non contouring, più che altro serve semplicemente per dare un po' di colore al viso, che altrimenti è, dopo la stesura del fondotinta è una tavola bianca su cui noi appunto dipingiamo applicando la terra. E andiamo a colorare. Faccio anche l'altra metà e torno subito. Ok, ho applicato la terra anche dall'altra parte. Devo dire che non è super pigmentata, quindi dovete andare a ripassarla un paio di volte perché si veda l'effetto. E questa potrebbe anche essere una cosa super positiva, perché ad esempio se abbiamo una terra super pigmentata, ne prendiamo un po' troppa e la applichiamo, cioè facciamo più fatica a sfumarla. Invece con queste terre modulabili, chiaramente basta aggiungere un altro po' di prodotto per ottenere l'effetto che vogliamo. Adesso prendo il blush, che è questo, il numero 02. Questa qua, tra l'altro, è la palette Face Powder Palette numero 01, perché io la carnagione è chiara, chiaramente. Prendo un po' di blush, scotto un po' l'eccesso, sorrido. Lo applico sullo zigomo. Sfuma. Faccio lo stesso velocemente dall'altra parte. Un po' anche sul ponte del naso perché mi piace questo finto effetto abbronzatura. Anche se siamo in pieno inverno, vabbè. È bello sempre ricordarci dell'estate. E questo è il risultato finale. Il blush è leggermente più pigmentato, però non eccessivamente, ecco.
Adesso, dato che non abbiamo una palette occhi perché dobbiamo portare solo 5 prodotti, utilizziamo proprio questa per fare anche il trucco occhi. Cosa faccio? Prendo la terra e la uso come colore di transizione. Chiaramente usata sull'occhio sarà ancora più chiara perché ovviamente non è un ombretto, però serve comunque per dare la prima sfumatura. Per andare a definire il nostro occhio e poi qua porto verso l'altro, l'alto, non l'altro. Poi vado anche nell'altro occhio e faccio lo stesso, porto verso l'alta. Ecco qua. E poi ne aggiungo un altro po' qua perché l'altra parte risulta un po' più pigmentata. A me piace anche utilizzare la terra come colore di transizione perché vedete, il trucco risulta essere molto omogeneo. Chiaramente se utilizziamo prodotti del viso anche per gli occhi è chiaro che abbiamo praticamente lo stesso colore, cioè non so bene come spiegarvelo, però risulta molto più armonico il trucco. Poi prendo un po' di blush e un po' di questo illuminante rosa, li mischio insieme. E li vado ad applicare nella palpebra, giusto per dare un po' di luminosità qua. Faccio lo stesso dall'altra parte. Ok, e poi prendo l'illuminante, sempre col pennello degli occhi, lo applico qua sopra le sopracciglia. Si vede. E poi volendo possiamo utilizzare anche questo illuminante che sto usando questo champagne anche sullo zigomo, giusto per darci un po' di luce. Wow, come illuminante è bello luminoso, insomma, scusate il gioco di parole. Mi avvicino anche un po' qua alla gotta per dare un po' di luminosità anche alla gotta. Riprendo sempre il nostro ombretto e lo vado a usare come illuminante. A chi piace l'effetto dell'illuminante, chiaramente, a chi non piace può tranquillamente farne a meno. Ok, il trucco è quasi completato. Metto il rimel. Ho scelto questo della Neve Cosmetics perché mi trovo benissimo e lo trovo anche facilissimo da struccare. Metto il mascara e torno. Allora, ho messo il rimel sulle ciglia soltanto superiori. Poi prendo un rossetto, ripeto questo della Kiko, che è un rossetto idratante, quindi è comodo da tenere su tutto il giorno. Levo un po' il burro cacao perché altrimenti mi va a finire ovunque. Io metto sempre il burro cacao mentre faccio la base agli occhi, perché così quando lo levo ho già le labbra idratate e pronte per insomma, l'applicazione dei rossetti, del rossetto. Tinte labbra, quello che preferite. Allora. Questi rossetti costano 3,99 euro. Sono più dei tipo, non so come definirli. Sono un misto tra un burro cacao e un rossetto. Nel senso, vedete che c'è il rilascio del pigmento, però allo stesso tempo sono molto confortevoli, come un burro cacao. Sembra quasi di non averli e tengono le labbra ben idratate. Allora, per le sopracciglia, io non uso niente perché. Non necessito di un prodotto per le sopracciglia, cioè, nel senso, se devo appunto fare un viaggio, stare fuori un giorno, posso anche fare a meno del prodotto per le sopracciglia. Per chi invece non potesse farne a meno, chiaramente lo può aggiungere, invece che 5 prodotti ne porta 6, ecco, non è un problema, non siamo così fiscali. Io semplicemente cosa faccio? Vado con un po' di carta, con un fazzolettino, a rimuovere, vedete? L'eccesso di fondotinta che chiaramente come ho steso è andato a finire nelle sopracciglia. Allora, questo è il trucco completato utilizzando solo 5 prodotti, però adesso io mi asciugo i capelli e rimanete sintonizzati perché ho fatto un esperimento strano. Se volete scoprire come è andato a finire, l'esperimento l'ho fatto sui miei capelli, rimanete collegati per scoprire cosa ne uscirà fuori. Io nel frattempo vado ad asciugare i capelli. Allora, eccomi tornata, per voi è passato un secondo, per me è passata più o meno una mezz'oretta abbondante. Ho lavato e vabbè, ho asciugato i capelli, questo è il risultato.
Come ho ottenuto questo risultato? Non so chi ha visto il mio video precedente, per chi non l'avesse fatto vi lascio il link in descrizione. Ho praticamente provato, diciamo, una ricetta anti-età per il viso giapponese. Siccome mi è uscito un barattolo gigante in vetro e chiaramente, cioè, non l'avrei potuta usare per il viso, perché comunque non è che si può conservare per mesi, ho deciso di provarla sui capelli. Quindi cosa ho fatto? Capelli leggermente inumiditi con l'acqua. Ho applicato quella maschera, quell'impacco che ho fatto appunto nello scorso video. E niente, poi ho semplicemente lavato i capelli con lo shampoo e messo il balsamo. Ora, chiaramente voi non potete sentire quanto siano morbidi i miei capelli in questo momento. Perciò, insomma, per chi fosse interessato anche alla cura dei capelli, vi assicuro che la ricetta che ho sperimentato sul viso come maschera anti-età fai da te giapponese funziona benissimo anche sui capelli e sono veramente morbidissimi. Allora, vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi aspetto o stasera o domani per la parte 2. Fatemi sapere cosa pensate del risultato finale, considerando che ho utilizzato solo 5 prodotti. Niente, ragazzi e ragazze, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Un bacio a tutti. Ciao!